in partenza per Gigi. Gigi. A dopo. Appena sbarcati, vedete, a Gili Air, questo è il panorama che offrono ai turisti appena arrivati. Come dicevo, mentre l'imbarca, notate gli alberi che sono proprio in prossimità del mare. Questa vegetazione è dovuta perché l'acqua non è salata come la nostra, e questo consente la formazione della vegetazione proprio di fronte alla spiaggia. Questo è ciò che vi offre il GDR, guardate la coffee time, il tetto di paglia, e guardate questa macchinina, questo è il famoso taxi col cavallo davanti, ecco, questo per portare per portare i turisti, Judy High Tour. Vedete? Guardate amici, questo è un pub di Gili Air. Vedete lì su il tetto, praticamente fatto di paglia e canne di bambù. Qui viene utilizzato, vedete, anche il muro in perimetro, il muro che circonda il pub, è fatto tutto in bambù. E poi vedete lì all'interno sempre queste casette con tetti di paglia, e soprattutto vedete la scala, è fatta tutta in bambù. Guardate questa casa, siamo in una palafitta o in vecchi casotti. Ecco, siamo nella spiaggia Gili Air. Allora, da questa parte abbiamo, vedete, delle bungalow con i tetti di paglia, questa sorta di spiaggia con sassi e sabbia, e questo è il mare. Sono le 6:20, vedete, e notate la folta vegetazione a ridosso proprio dell'acqua. Il tramonto a Gili Air. Il mare, dove c'è il mare, dopo proprio 20 metri c'è subito della vegetazione. Le piante e poi palme, e qui sono dei sorti di bungalow, vedete, con i tetti di paglia. I tetti sono così spioventi perché praticamente rendono la casa, questo sorto di bungalow, calda d'inverno e fresca d'estate. Ecco, proprio fronte al mare, i vari turisti che gironzano col cavallino. Dell'acqua cristallina, saliamo lentamente, l'acqua è pulitissima, è piena di coralli. Adesso facciamo un giro a 360 gradi, è veramente bella l'acqua, piena di pesci, vedete, ma anche con i turisti. Vedete la vegetazione sempre a ridosso dell'acqua. Dei bungalow, altre piante, e guardate la singolarità, questa sono le altalene sull'acqua. Ok, e ritorniamo al punto di partenza. Amici, vedete, siamo proprio di fronte al mare, proprio 2 metri. Guardate i coralli che ci sono, a parte che anche all'interno dell'acqua sono, guardate, vi do l'idea, la mia mano, guardate quanto è grande, sono enormi.
qualcosa, ci sono anche pezzi più piccoli, però anche guardate, pieno di corallo. E viene poi portato praticamente tutto dal mare, perché appena entrate in mare, se non avete delle scarpette, vi tagliate. Facciamo una panoramica a 180 gradi, mare, 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 e proprio di fronte al mare, notare i locali. Questi locali, vedete, fatti con le... queste costruzioni in canna di bambù e con questi tetti di paglia, che danno proprio davanti al mare. You are beautiful. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. Amici, ci stiamo trasferendo da Gili Hair a Gili Meno. Vedete qui di fronte queste Gili Hair, 15 minuti di barca abbiamo fatto in barca e siamo scesi a Gili Meno. Vedete anche qui le piante, la sabbia, molto belle. Queste sono le palafitte che si presentano proprio di fronte al mare, con una bella vista. Fate sempre questo tetto di paglia e questi muri praticamente sono fatti sempre in bambù, che si trova in abbondanza. Amici, siamo lungo la costa, proprio a 20 metri dal mare, forse anche meno, e abbiamo trovato questo rifugio di tartarughe marine. Entriamo a vedere. Vediamo le varie tartarughe in questo rifugio. Ce ne sono tantissime, anche perché ci sono, guardate, diverse vasche. E siamo qui, che stanno praticamente imparando a nuotare. Queste non so, probabilmente avranno qualche giorno. Vedete, sopra c'è la persona addetta a cui, che dà da mangiare praticamente le tartarughe. E queste sono proprio, penso che abbiano qualche giorno, non so esattamente, ma comunque stanno veramente piccole, imparando a nuotare. Guardate il mio dito, sono praticamente lunghe, guardate, a 3 metri dal mare, e girandolando si nota un tipico negozio, sempre col tetto di paglia, con diversi oggetti in vendita, fatti praticamente quasi tutto col bambù. Facciamo un'inquadratura a 360 gradi. Questo è il mare. Ok. Adesso stiamo per vedere Gili Meno. Ecco la spiaggia. Guardate, qui c'è la sabbia. Però, ripeto, saranno 20 metri. Subito la vegetazione, vedete, altissima. Vegetazione, vegetazione. Ecco qui. È finita, ci vuole circa un'ora e mezzo per far girare intorno a Gili Meno, è una piccola isoletta, un'ora e mezzo di passeggiata, e qui torniamo al punto di partenza. Amici, qui si prepara il cocco, questo è il nostro amico indonesiano, sta sbucciando questo cocco con il macete. All'interno di questo cocco quindi c'è un succo. Ecco amici, così ha terminato il lavoro qui dentro, adesso beviamo il magnifico succo dolcissimo e poi ci si mangia la polpa. Cocco indonesiano. Nell'entroterra di questo isolotto e notiamo qui un lago salato. Proprio formato in mezzo all'isola. Si incontrano anche delle mucche. Ecco una casa a Gili Meno.
Ciao.